A Palazzo Reale c'è La Grande Madre, mostra ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola Trussardi e promossa dal Comune di Milano Cultura. In uno spazio di quasi 2000 metri quadrati troviamo esposte opere di 138 artisti ed artiste di fama internazionale. Da Giannina Censi a Remedios Varo a Frida Kahlo, Yoko Ono e Cindy Sherman. Da Duchamp a Dalí a Munch fino a Jeff Koons. Il percorso sarà l'occasione per approfondire il tema della donna come incarnazione dell'idea di nutrizione. Il curatore Massimiliano Gioni dice infatti che ci sono molte opere in relazione col tema di Expo Milano 2015. Immagini in cui è il pianeta a nutrire noi e forse questa prospettiva ecologista si lega profondamente al tema della maternità. Le madri sono più sensibili alla generosità della terra. Come nelle fotografie di Anna Mendieta, dove vediamo l'artista immergersi nella terra, nascondersi e ritornare alla terra. Sono immagini forti, ricche di associazioni mitologiche ed ecologiste. Dalla fata dei cavoli della regista Alice Guy Blanchet, contemporanea dei fratelli Lumière, alla donna meccanica di Picabia e dei Dadaisti. Dalla donna futurista, dapprima essere considerato inferiore ed in seguito incitata alla parificazione con la figura virile del maschio alle suffragette e poi alle loro emule del movimento femminista a cavallo tra gli anni 60 e 70, la mostra ci racconta dell'evoluzione della figura femminile nell'arte e nella società, perché l'arte è segno dei tempi e negli ultimi 100 anni lo è stata più che mai. Una figura femminile che è ora soggetto, ora oggetto della rappresentazione artistica e che spesso ricopre entrambi i ruoli. E che racconta, oltre alla storia dell'evoluzione e dell'emancipazione della figura femminile, le mille declinazioni del concetto di madre nella storia. Madre di famiglia, madonna, madre per condizione o per scelta. Oppure, finalmente, non più solo madre o prostituta, unici ruoli consentiti alla donna fino all'inizio del secolo scorso. Ma anche musa, sorella, femme fatale e poi finalmente protagonista. Dea protettrice della fertilità, nelle civiltà antiche, la Grande Madre viene utilizzata periodicamente dalle artiste per accompagnare i momenti di svolta, per sottolineare la forza generatrice della donna che esprime il suo potere non tramite la violenza e la sopraffazione, ma con la capacità di donare la vita. La Grande Madre sarà a Palazzo Reale fino al 15 novembre 2015.